Rispondere a alcune domande che mi sono state poste dai ragazzi, dagli insegnanti, proprio riguardo alla mia attività di scrittrice e anche più in generale sulla lettura e sulla scrittura. Partirò ripetendo un po' le domande che mi avete fatto, in modo da diciamo essere un pochino più domanda risposta, perché non abbiamo tantissimo tempo. Rimanderemo poi alla possibilità di incontrarci di persona per poter approfondire meglio questi argomenti che sono anche molto importanti e che certo non si possono così condensare in poche parole. Allora, la prima domanda è, spesso me lo fanno un po' i ragazzi, il pubblico in generale, perché ho deciso di diventare scrittrice? Io penso di essere diventata scrittrice perché sono sempre stata una forte lettrice, sono stata una bambina lettrice che amava molto i libri, cercava proprio le storie, sia nei libri, nei giornalini, in tutto quello che mi capitava di scritto sotto mano, quindi ero proprio affamata di scrittura. La domanda è anche qual è per me il fine dello scrivere? Ora, questo per me è più complicato, è una domanda molto complessa. Si parla di un fine di scrivere, come se ci fosse appunto un messaggio da trasmettere, io volessi in qualche modo attraverso la scrittura insegnare qualcosa oppure dare delle indicazioni, ma io non sono né una filosofa, una politica, non credo che, di poter incidere così tanto nella realtà come persone che ne hanno più potere. Io racconto delle storie e penso che raccontare delle storie, condividere insieme delle storie, sia il modo umano per poterci conoscere meglio, per poter partecipare della vita ognuno dell'altro. La seconda domanda è quando un autore decide di scrivere un libro, a cosa si ispira? O da cosa prende spunto? Allora, noi tutti abbiamo metodi diversi, posso parlare per me, e quindi io da cosa prendo spunto? Ma alcuni libri prendono spunto dalla realtà, da quello che mi è stato raccontato, da quello che ho osservato intorno a me. Osservare, ascoltare è importantissimo per raccontare delle storie. Non si può solo partire dalla propria fantasia o dall'immaginazione, che senz'altro ci aiuta, ci sostiene, ci permette di inventare personaggi, di indagare ambienti che non conosciamo, però l'osservazione, l'ascolto è fondamentale per raccontare soprattutto le storie di oggi. Cercare di entrare anche un po' in empatia con gli altri, cercare di cogliere intorno a noi quali sono anche i temi interessanti, importanti, quelli che vale la pena di raccontare. Ecco, questo io l'ho sempre fatto, sono tantissimi anni, più di 25 anni che pubblico romanzi, racconti e molti di questi romanzi per ragazzi ambientati nell'oggi, quindi nella contemporaneità, hanno preso spunto da storie vere, da storie che mi sono state raccontate, da incontri importantissimi che ho fatto. Vale per Zorro nella neve, vale per La linea del traguardo, vale per Il vento di Santiago, cioè quindi libri un po' diciamo long seller che ho pubblicato, vale per L'ultimo faro, quindi libri in cui racconto i ragazzi di oggi, ecco, non potrei raccontarli se non avessi incontrato questi ragazzi, se non avessi parlato con le persone, non li avessi ascoltati e osservati. Mi si chiede se appunto quelle che racconto sono esperienze vissute, per esempio nella linea del traguardo, se è un'esperienza vissuta da qualcuno di vicino e che cosa provo raccontando una storia così drammatica. Allora, la linea del traguardo è nata grazie all'incontro con una persona molto speciale che è Anna Grazia Giulianelli, che ho ringraziato ovviamente nel libro, è una persona a me molto cara, mi è cara sia lei che tutta la sua famiglia, che mi ha raccontato cosa le è successo, il suo trauma, la sua disabilità. Anna Grazia sono decenni che vive sulla sedia a rotelle, disabile, ma questo non le ha impedito di fare una vita bellissima e piena di stimoli, di soddisfazione, ha viaggiato per quasi tutto il mondo e ha sempre lavorato, ha cresciuto le figlie e adesso anche le nipotine. Quindi
ho voluto raccontare una storia perché mi sembrava molto importante poter comunicare e condividere, vedete, una storia certamente drammatica, ma che ha degli aspetti di grande positività e di grande esempio per tutti quanti noi, cioè cercare di vedere sempre la parte positiva della vita, del mondo, cercare di fare le cose a partire da quello che possiamo fare. Questo è un insegnamento che Anna Grazia e le persone come lei, che ho avuto la possibilità di incontrare grazie a lei, e un pochino viaggiando anche per l'Italia, come faccio sempre, ecco, questo credo che sia proprio un insegnamento. E ovviamente sono partita non da un'esperienza mia personale o di qualcuno molto vicino, ma di persone che ho conosciuto e che sento comunque vicino, perché la cosa importante è entrare in empatia con le persone, condividere con loro pensieri, progetti, storie. Quindi questo è un pochino, credo, il compito di un narratore di storie. Per quanto riguarda il sentire, beh, penso che bisogna calarsi molto bene dentro una storia per poterne affrontare anche i lati più drammatici. Molti insegnanti, anche molti genitori mi chiedono come si può far leggere di più i ragazzi, no? Perché ovviamente i ragazzi preferiscono fare altro, giocare, stare con gli amici piuttosto che leggere. Beh, prima di tutto perché la lettura è considerata ancora un'attività che separa dagli altri. Ecco, quindi forse una delle del modi per avvicinarli è quello di riportare la lettura a una dimensione di socializzazione, quindi leggere insieme in classe, condividere le letture, condividere i libri. Questo può portare, diciamo, un avvicinamento. Cosa cambia per un ragazzo, una ragazza che iniziano a leggere? Allora, si passa dal fatto che lo stare insieme, il fare tante cose, è sempre il fare, è sempre l'agire. E non è mai il riflettere, e non è mai il conoscere, prima di tutto se stessi. Attraverso le parole abbiamo la possibilità di sondare un inespresso che è dentro di noi, un qualcosa che una volta che lo abbiamo contattato sembra finalmente prendere respiro, può liberarsi. Ecco, quindi questo, noi dobbiamo dare questa possibilità ai ragazzi di, attraverso la lettura, e lo fa soltanto la lettura perché non si possono imparare le parole, non so, imparando a memoria il vocabolario oppure attraverso soltanto gli esercizi di grammatica. No, la lettura, proprio attraverso anche il contesto, no, in cui apprendiamo le parole, è più semplice, più divertente, può diventare anche quel piacere che è tanto difficile. Perché non è mai un piacere? È molto semplice, perché la fatica di leggere è data dal fatto che non c'è un allenamento alla lettura. Come tutte le cose, ci vuole un'abitudine. Allora, in questa maniera si supera questa difficoltà data dal fatto che non si è abituati a leggere. Se io domani decido di fare 10 km e non sono allenato, dopo 200 metri non ce la faccio, sono completamente fuori fiato. E la stessa cosa è la lettura. Io lo paragono sempre molto allo sport, la lettura, proprio perché ci vuole un'abitudine, più ci vuole un contesto, cioè una condivisione, perché è chiaro che la motivazione viene data anche dal fatto che anche i compagni leggono, le compagne leggono, quindi la condivisione delle storie, la condivisione della lettura comporta che diventi un'attività più interessante, più piacevole e senz'altro con l'abitudine. Quindi ogni giorno leggere un po', abituarsi a questa attività che può dare tantissime soddisfazioni sia ai ragazzi che a noi. Il blocco del lettore, ecco, anche questo io direi che proprio va superato attraverso il dialogo, attraverso il parlarne. Forse questa storia non ti piace, forse questo libro non ti convince, forse non sei riuscita a identificarti nel personaggio principale, forse le situazioni sono lontane dal tuo mondo, da quello che vivi. Ecco, secondo me è molto importante che i ragazzi capiscano che non c'è un obbligo alla lettura. Si può arrivare al piacere di leggere proprio attraverso l'esplorazione e anche attraverso una discussione intorno al libro che può non piacere, quindi ecco la barriera, ecco il blocco. Quindi superare il blocco come tutto attraverso
e parlarne insieme, dialogare. Io anche la domanda sul lasciare liberi gli studenti di scegliere oppure dare delle indicazioni. So che spesso i ragazzi, le ragazze ci chiedono dei consigli, ci chiedono di fornirgli delle indicazioni perché ci considerano adulti, ci considerano un pochino più competenti, quindi si aspettano forse anche delle indicazioni. Quindi senz'altro sì, essere sempre pronti, la porta è sempre aperta, no? Al confronto, chiedere loro che cosa leggono e farsi raccontare e poi proporre anche noi delle letture, quindi la lettura deve essere, non può essere a binario unico, io vi propino una ricetta, ma deve essere appunto circolare, voi mi dite che cosa vi interessa, che cosa vi piace, se leggete le graphic novel, non so, i fumetti o i giornalini o avete dei racconti e io vi posso anche proporre qualcos'altro, leggiamo insieme, quindi le indicazioni penso che siano sempre ben accette da parte dei nostri studenti. Allora, i tre libri più significativi, e beh, io ho sempre paura poi di penalizzare tantissimi bravi autori, bravissime autrici, nominando sempre, non so, pochi nomi. Qui posso dire, beh, intanto un autore meraviglioso della letteratura per ragazze è Gerry Spinelli, che è un autore che qualche anno fa è stato molto importante e famoso, ha scritto questo libro bellissimo che si chiama Star Girl. Quindi questo è un libro, insomma, che rimane proprio, è rimasto nella storia. Poi, senz'altro, tra gli autori e le autrici italiani, Bianca Pizzorno, Ascolta il mio cuore, è un libro bello, un grande romanzo, un romanzo proprio di formazione di una bambina italiana, una ragazzina italiana. E sempre un'autrice italiana che io adoro è Lia Levi con Una bambina e basta, che è un romanzo bellissimo e ironico sulla discriminazione razziale, sulle leggi razziali che hanno funestato il nostro paese durante il periodo del fascismo. E adesso passiamo alle domande sulla scrittura e partiamo dal libro Voglio fare la scrittrice, un romanzo di questa ragazzina che vuole scrivere. E in cui io effettivamente ho dato qualche indicazione, no? Alcuni trucchi, alcune tecniche per scrivere meglio e mi dite in sintesi quali sono gli ingredienti della scrittura. Una buona idea, una buona storia, questa senz'altro perché dobbiamo pur raccontare qualcosa, non è che ci giriamo intorno alle chiacchiere, alle parole, quindi una buona storia, dei personaggi vivi, credibili, non dei personaggi che siano assurdi. E che non ci dicono niente, personaggi che abbiano anima, quindi personaggi credibili. E poi senz'altro un contesto interessante, un'ambientazione importante, ma soprattutto dobbiamo avere una buona capacità di raccontare, una buona narrativa, perché qualsiasi storia bellissima può essere rovinata da una scrittura, insomma, non dico pessima, ma non convincente. Quindi bisogna attestarsi molto nello stile, nella scrittura, nella saper raccontare e anche nell'affinare il racconto. Come possiamo farci venire delle idee non scontate e originali? Beh, il brainstorming senz'altro, no? Quando ci incontriamo in un laboratorio di scrittura, siamo in diversi, discutiamo molto dell'idea, uno magari ha avuto una piccola idea e gli altri possono contribuire a dare delle indicazioni, degli elementi, no? Fornire elementi, fornire personaggi. Quindi brainstorming senz'altro tutti insieme è molto utile, ma senz'altro per farci venire delle idee non scontate dobbiamo guardarci intorno, osservare, ascoltare gli altri. E poi, come ho detto prima, oltre che una buona idea, a volte possiamo raccontare anche un po' storie già lette, già sentite e risentite. Beh, per esempio, prima ho citato Shakespeare, Romeo e Giulietta è una storia che è stata raccontata in tantissimi altri modi, come anche Cenerentola che è stata rivisitata mille volte. Allora, lì l'importante è come la si racconta. Per esempio, è un linguaggio attuale, delle situazioni diverse, delle situazioni
contemporanea, per esempio, e un linguaggio cambiato che coglie, no, le novità del mondo che ci circonda. Quindi, come no, partiamo proprio da un qualcosa che conosciamo e proviamo a trasformarlo in qualcosa di nuovo perché ci mettiamo quello che nel romanzo non c'è, cioè ci mettiamo noi, la nostra vita, la nostra realtà, la nostra contemporaneità. Senz'altro io credo che sia una buona strategia per imparare a scrivere con consapevolezza, partire da un romanzo che esiste già, partite pure da un mio romanzo, cambiate, stravolgete, ma non soltanto il finale, cambiate anche proprio tutto, perché questo è il bello della letteratura, che non è qualcosa di intoccabile, è un verbo divino, no, sono storie che ci raccontiamo da sempre, da quando siamo sulla terra. E queste storie possono essere rinnovate, possono essere trasformate, possono essere cambiate a nostro piacimento. La letteratura non se la prende con noi, anzi, ne è molto, molto contenta.